Emanuele Giorgi, si dice che Nemo profeta in patria, però insomma, anche se uno non è conosciuto nella sua città natale, può avere fortuna anche in altre città e in altre nazioni soprattutto. Tu hai avuto fortuna in Francia. Dici qualcosa della tua carriera. Allora, sì, Nemo profeta in patria, Massimo. Di fatto è stata l'ultima frase che mio padre mi ha dato come benedizione prima di lasciare l'Italia. E sì, di fatto io sono un attore da più di 25 anni, ho lavorato molto a Roma e poi a 30 anni ho deciso di valicare le frontiere, sono andato a Parigi e a Parigi, senza cercarlo particolarmente, ho trovato, un grande successo con un media che non ho a casa, non ho televisione, una televisione a casa, però sono diventato sì una star della televisione nella serie più seguita francese che si chiama Plus Belle la Vie, e oggi sto cercando di diventare un po' alla volta, di realizzare i miei propri progetti, ed è per questo che presento oggi un progetto, Caire, Rallegrati, una specie di pilota di un cortometraggio che poi mi piacerebbe girare integralmente in seguito. Girerai domani, dopodomani, nella nostra città, a Fano. Caire è un saluto che i pescatori, i marinai antichi, dell'antica Grecia, rivolgevano appunto a chi e perché. Ma diciamo appunto è un saluto universale fra tutti i marinai persi nella tempesta, tutti i viandanti o le persone che affrontano la propria tempesta interna o una vera e propria tempesta che, ripeto, è molto attuale oggi del resto. Certo, lui è un naufrago di lusso perché fa parte di un mondo diverso rispetto alle situazioni drammatiche che seguiamo oggi. Non è un film con uno scopo sociale, anche se si parla di questa crisi, però è un film, spero, universale, perché si parla della propria crisi interna, come fare emergere tutta l'oscurità che è in fondo a noi per andare verso la luce concretamente, e questo è un percorso che il nostro personaggio fa, semplicemente cercando di rifare la propria carta d'identità. Ritorna appunto a Fano, nella propria città, dopo anni di assenza, e appunto in tutto ciò incontrerà dei personaggi grotteschi, delle situazioni surrealiste. Chissà se alla fine ritroverà la propria voce che ha perso in parte durante il viaggio, il proprio nome, le proprie radici, e chissà se alla fine sarà capace di riguardare questa nuova foto, questa fototessera in cui vedrà quello che è diventato, no? Chissà se accetterà questa nuova immagine di sé ibrida. Questo lo sapremo una volta che tutto il corto sarà terminato.